Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parleremo di Rhino Filler e lo faremo insieme al dottor Dario Cappiello e alla dottoressa Vittoria Rampino che sono in collegamento con noi da Lecce. Buonasera dottor Cappiello, benvenuto. Buonasera a voi, buonasera. E buonasera alla dottoressa Rampino, benvenuta dottoressa. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, quindi oggi ci occuperemo del Rhino Filler. Che cos'è? Allora, Rhino Filler. Rhino Filler è una procedura medica che prevede l'utilizzo di acido ialuronico specifico per il naso, quindi è bene specificarlo perché ci sono tantissimi tipi di acido ialuronico, che viene utilizzato al fine di ottimizzare quello che può essere l'aspetto del naso, ma soprattutto le geometrie del viso e quindi anche il profilo del paziente. Il viso apparirà più armonico e dei nasi che possono sembrare disarmonici o comunque grandi possono apparire più in armonia con i lineamenti del paziente. Quando lo utilizziamo? Lo utilizziamo per correggere un gibbo nasale, una punta del naso cadente. Solitamente è una procedura che effettuiamo in ambulatorio, quindi una procedura ambulatoriale che dura un 20-30 minuti, quindi è una procedura molto breve e la cosa più importante è che permette il ritorno alla vita quotidiana fin da subito. Questo è, diciamo, riassunto in breve. Dottore, quando è indicato fare il Rhino Filler? Allora, lo utilizziamo, come stavo dicendo, in tutte quelle situazioni dove vogliamo risolvere dei piccoli inestetismi. Per esempio una gobba del naso, quando vogliamo sollevare una punta del naso che è leggermente cadente, quando vogliamo comunque creare una femminilizzazione della donna, perché il naso va diciamo ad avere un effetto anche femminilizzante, quando aumentiamo l'angolo che si crea tra il naso, tra la base del naso e la porzione, la zona filtro, quella zona al di sopra delle labbra. Infatti un angolo troppo chiuso in quella regione può portare ha un aspetto sgradevole. Aumentando un pochino l'angolo con dei parametri ben specifici si può aumentare quello che è l'aspetto femminile della donna e in alcuni casi anche nell'uomo. Infatti sappiamo che nell'uomo un angolo di 90 gradi è corretto a livello estetico, a livello di armonia estetica, mentre nella donna si ha un angolo più aperto, intorno ai 105-106 gradi. Porto sempre l'esempio dell'attrice Scarlett Johansson, che è definita come una delle attrici dal naso perfetto, no? In quanto ha anatomicamente, geneticamente, ha un naso con un angolamento preciso, un'angolatura precisa di circa 106 gradi. Chiaramente ogni volta che andiamo a dare indicazione per un Rhino Filler, dobbiamo indagare prima se esistono delle problematiche di tipo respiratorio, in cui la procedura di Rhino Filler è relativamente controindicata. Infatti, in alcuni casi è necessario ricorrere alla chirurgia e quindi a una rinosettoplastica chirurgica. Nel caso in cui il paziente dovesse rifiutare l'intervento chirurgico, possiamo comunque procedere a effettuare un Rhino Filler, ma dobbiamo spiegare molto bene al paziente che il risultato sarà puramente estetico, perché il Rhino Filler non interviene nelle problematiche di tipo funzionale. Questo è molto importante spiegarlo. E poi ci sono delle situazioni anatomiche in cui è proprio sconsigliato, per esempio nel caso di ali nasali molto slargate, quindi tutta la regione laterale del naso non si può intervenire, oppure nei casi di columella show, cioè quando la regione basale del naso è troppo sporgente rispetto alle narici. In quei casi è consigliata la chirurgia. Dottore, quindi abbiamo visto che è un trattamento che si fa dal medico estetico in 20 minuti, ma una volta fatto questo trattamento, quanto dura? La durata del trattamento è relativa principalmente a due fattori. Uno è la tipologia di acido ialuronico che andiamo a utilizzare, che deve essere un acido ialuronico specifico, denso e molto coeso, e che quindi ci permette di dare una forma al nostro naso quando lo andiamo a rimodellare. E la seconda cosa, il secondo fattore importante è il paziente, quindi la capacità del paziente di degradare l'acido ialuronico. Come sappiamo, all'interno dell'organismo esiste un enzima, che è la ialuronidasi, che va a degradare l'acido ialuronico. Quindi quanto più è attivo l'enzima, quanto prima si riassorbe il nostro Rhino Filler. E quindi dobbiamo spiegare al paziente che la durata è variabile. Noi nel nostro studio procediamo in questa maniera. Dopo il primo trattamento effettuiamo un piccolo ritocco ad un mese,
che stabilizza il risultato per 6-8 mesi. Ma spiego sempre ai miei pazienti che se hanno la costanza di effettuare 2-3 ritocchi durante il primo anno di trattamento, il risultato si stabilizza con una durata maggiore di un anno, quindi può diventare semipermanente. Dottore, sappiamo che lei ha sviluppato una tecnica personalizzata che ha chiamato a tre punti. Di che cosa si tratta? Esattamente. Allora, diciamo, prima di procedere al rinofiller, io faccio sempre uno studio delle geometrie del volto, in quanto ogni naso va adattato al viso del paziente. Nella mia piccola esperienza ho constatato che effettuare meno iniezioni nel paziente riduce le complicanze, riduce il gonfiore, riduce il rischio di lividi durante la procedura e soprattutto riduce i fastidi che il paziente può percepire nei primi 2 giorni. E quindi ho sviluppato questa tecnica a 3 punti. Effetto una tecnica a 3 punti con una cannula atraumatica, anche questo per ridurre il rischio di lividi e di complicanze, ma soprattutto ho notato che utilizzando solo 3 punti di iniezione ottengo dei risultati molto più naturali e molto più, diciamo, armonici con il volto del paziente. E quindi questa cosa è piaciuta molto e ho proseguito per questa strada e sto avendo dei buoni risultati. Vediamoli i risultati, dottore. Ecco, possiamo mostrare per esempio questo ragazzo è venuto da me lamentando appunto la presenza di questa gobba, di questo gibbo nasale, e ho detto proviamo a migliorare quello che è l'aspetto del tuo profilo. In quale maniera? Abbiamo innanzitutto eliminato il gibbo, come potete vedere, andando a riempire con acido ialuronico la regione al di sopra del gibbo, e inoltre abbiamo armonizzato il suo profilo sollevando la punta. Come potete notare, la punta nella foto del post è sollevata rispetto alla prima foto. Bellissimo, dottore. Tantissimo risultato, anche a noi è piaciuto tantissimo. Sì. Infatti è uno dei miei pazienti preferiti. Questo vale anche nella donna. Chiaramente nella donna, come potete vedere, il risultato che cerchiamo è diverso, nel senso che la donna molto spesso ci richiede una punta all'insù, cosiddetto nasino alla francese. Chiaramente in questo tipo di paziente è difficile ottenere un nasino alla francese, in quanto, come vedete, la situazione di partenza è abbastanza complessa, abbiamo un gibbo abbastanza importante. Quello che ho cercato di fare è rendere il naso più gradevole all'aspetto a un primo impatto, e rettilineizzandolo e sollevando la punta, cercando comunque di non esagerare, di non renderlo troppo grande, perché poi la problematica del rinofiller, della correzione rinofiller, la complessità non è tanto nella correzione del gibbo, ma nell'evitare un eccesso di prodotto, in quanto se si va ad eccedere si va incontro a delle complicanze di tipo estetico, quindi invece di trattare un inestetismo lo andiamo a creare. Vi faccio l'esempio famosissimo dell'eccesso di prodotto nella zona che alla radice del naso, quindi nella parte più alta del naso per capirci, in cui se si mette troppo prodotto si va a ridurre troppo quello che è l'angolo tra la fronte e il naso. Riducendolo troppo e quindi creando un angolo quasi nullo si ha un effetto cosiddetto avatar, in cui praticamente la fronte è una continuazione diretta della radice del naso. E questo è un inestetismo che purtroppo vediamo molto in giro ed è legato a un'eccessiva correzione degli inestetismi del naso tramite rinofiller. In questo caso abbiamo trovato un buon compromesso. Questa è una ragazza, anche lei diciamo un po' al limite per il trattamento con il rinofiller, che assolutamente rifiutava l'intervento chirurgico, in cui abbiamo sollevato, ricostruito la punta più che sollevato, in quanto aveva una punta schiacciata, e abbiamo corretto il gibbo in maniera totalmente naturale. E devo dire il risultato è piaciuto tantissimo sia a lei che a noi, e quindi ci ha permesso anche di fare questo video e di portarlo qui da voi in trasmissione. Beh, dottore, complimenti, anche a noi è piaciuto molto il risultato, i risultati che sono assolutamente naturali. Mi rivolgo adesso alla dottoressa Rampino. Prego, dottore, nel post trattamento il paziente può tornare fin da subito a svolgere le sue normali attività? Assolutamente sì, il paziente può tornare alla quotidianità seguendo delle semplici raccomandazioni
che valgono per ogni trattamento con filler, quindi sicuramente evitare di truccarsi nelle prime 6 ore ed evitare di esporsi a fonti di calore quali saune, lampade abbronzanti, ma anche il sole nelle prime 24-48 ore. E poi sicuramente nel caso del rinofiller ricordiamo che il paziente deve evitare l'uso di occhiali per i primi 7-10 giorni. Ci possono essere complicanze, dottoressa? Sì, complicanze ci possono essere, ma solitamente sono rappresentate dalla presenza di lievi ecchimosi, lieve dolore o lieve sensazione di gonfiore. Complicanza più temuta, ma molto molto rara fortunatamente, è invece l'ischemia, quindi l'occlusione vascolare, in cui il filler viene iniettato all'interno di un vaso. Quindi come ci accorgiamo che siamo di fronte ad un'ischemia? Perché il paziente avvertirà sicuramente un dolore molto forte, immediato, la cute apparirà dapprima biancastra e successivamente di un colore rosso violaceo, quasi marezzata, e in più avrà la percezione, insomma, che la temperatura della cute è sicuramente più bassa, quindi come se fosse più fredda. In questo caso il paziente deve contattarci, rivolgersi al proprio medico che somministrerà un farmaco chiamato ialuronidasi che andrà a sciogliere il filler e comunque la problematica si risolverà in poco tempo. Altre complicanze che possono esserci possono essere allergie, sovrainfezioni batteriche sia al prodotto sia all'anestetico utilizzato ed eventualmente una riacutizzazione di una infezione erpetica. Quindi, dottoressa, deduco che sia veramente importante affidarsi a mani esperte. Dottor Cappiello, per concludere, cosa può dirci? Allora, abbiamo parlato un po' di tutti gli aspetti del rinofiller. Potrei concludere dicendo che il rinofiller è una procedura rapida, sicura e indolore in mani esperte, quindi può essere effettuata o da un chirurgo plastico o da un medico estetico esperto in procedure di rinofiller. È sicuramente una procedura che permette di armonizzare quello che è il profilo di una persona e correggere piccoli inestetismi in tempi rapidi e soprattutto ha una grande caratteristica, è quella della reversibilità. Infatti, in seguito a un rinofiller, se il paziente dovesse ottenere un risultato indesiderato, si può, come diceva la dottoressa, sciogliere l'acido ialuronico tramite la ialuronidasi e tornare a una situazione di partenza. Cosa molto diversa invece è la chirurgia. Dopo l'intervento chirurgico che dà un risultato permanente, non è possibile tornare indietro. Quindi migliorare il proprio profilo e in generale l'armonia dei lineamenti di un volto oggi si può in maniera rapida, sicura e indolore. Benissimo, dottore, io la ringrazio molto per essere stato qui, è stato un vero piacere, a presto. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, dottoressa, per averci dedicato il suo tempo, a presto. Grazie a voi, a presto. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.